Tempio di salute cittadina. Panellari te salutant. Come sta, onorevole? Oh, no. Caro Carmelo, quale posto migliore per noi comuni esseri umani? La focacceria Schillaci. Qui si fanno felici molte persone. Ah, io sono lusingato di queste sue parole e la ringrazio, onorevole, orgoglioso. Rendere felici gli altri e migliorare i servizi. Bravo. Soprattutto per quelli che gli fate. La pensione, mi dovete dare la pensione. Papà. Ascoltare tutti per educarne tanti. Bravo, belle parole. E questo è il mio attuale sostegno, Carmelo. Il barone dei Pietrascasciati. No, a questo punto come la devo chiamare? Onorevole o barone? Onorevole barone, caro. Onorevole barone, bravo, bella battuta. Ma al di là delle battute, l'onorevole qui è uno dei membri più illustri del vecchio, nostro circolo. Vecchio politico. E non potevo certo fargli mancare il mio appoggio. La politica, Carmelo, la politica. La politica. È l'unica cosa che ti fa stare sulla cresta dell'onda. Ed è tutta un'altra energia. Ah, questa sì, un'altra energia. Allora, deve premere il tasto asterisco due volte e poi il tasto 1. In questo modo può accedere al profilo tutto incluso, senza pagare IVA e senza scatti alla risposta. Grazie per aver scelto noi, arrivederci. Scusa, non devo, ma il suo bodyguard che ha? Palla solo. Carmelo, purtroppo la disoccupazione è il tarlo che mina le nostre coscienze. Lo so. E il povero Tony, invece di passeggiarsi la scimmia, fa il doppio lavoro. Bravo. Operatore al call center. Bravo. Pronto? Servizio cliente. Salve, sono Antonio. Oh, finalmente, ecco, Antonio. Sì. Mi sento un favore. Il nuovo numero dell'agenzia delle entrate, ecco, sì. Mi dispiace, ma io mi occupo solo di piani tariffari. Ma se vuole posso dare le informazioni sul suo profilo. Il mio profilo? Sì. Che c'entra ora il mio profilo? Che siamo una sfilata di moda? Senti, ma con chi minchia sto parlando io, ah? Mi dispiace, scusi, ma devo riagganciare. Ma se vuole informazioni sul altro, prema pure il tale che via. Allora, Carmelo, organizziamo questa aperitivo. Io sono a vostra completa disposizione, signori. Ditemi che cosa volete preparato, quante siete, e io vi organizzo una cosa che fate una figura. Cioè, possiamo fare queste le mignotterie di con la milza, la mignotteria con le panelle, la mignotteria con le crocchette, tutti i tipi di mignotterie. Ma io direi... Allora, tu cosa dici, Rocco? Ma più o meno quelli siamo. Sì, concordo. Uno più, uno meno. Quindi devi considerare, più vengono gli amici di Coso, e non ce li possiamo dimenticare. Quindi sarà quanto? Ti tieni un po' più sul largo, largo, tanto per essere sicuri. Sì. Anche se però devi considerare, non è che vengono tutti. Più di quelli. E per quando? Carmelo, quante cose vuoi sapere? Quello poi si vedrà. Sono certe volte esagerato io. Siete proprio come i politici, siete più confusi che persuasi, secondo Carmelo. Me. Poi si vedrà. E politica. Politica. Facciamo la lista, dai. Tony. Sì, capo. Ecco capo. Non sto capendo niente. Come devo scrivere? E allora? L'onorevole Lopiparo. Lopiparo. Lopiparo, va bene. Va bene. Ministro Bertonaso. No, il ministro Bertonaso. Dario, ma come? Ha fatto tanto, eravamo sicuri che... Non ci serve più, lo cancelliamo. Lo cancello? Calini e Cutrona. Calini e Cutrona.
Ho detto Calini e Cudrona. No, nemmeno questo. Sì, Carmelo, allora rimaniamo intesi così. Ma così come? Così. Vabbè, Carmelo, ma che te sei... Oh, picciotto, con questa tubolatura a che punto siamo qua? Carmè, ma è possibile che un laureato, e che popolo di laureato, in economia, si deve fare, si deve abbassare a fare queste cose? Abbassare a fare queste cose? Perché non ti vediamo una laurea in ingegneria idraulica, scusa. Cocco, ma sempre devi parlare zitto e stupido. Zitto e stupido. Che ti pare che è strano che quello poi ci vada a fare pure la contabilità di tutta la focacceria? Bella idea. Bella idea, mamma, grazie. La contabilità possiamo fare. La contabilità di tutta la fondazione. E poi abbiamo quella fondazione. Grazie, mamma. Ma vedi che razza di terremoto per colpa di questo? Ma di chi? Che è successo? Ma questo per... Berlusconi, il solito Berlusconi. No, ma quale Berlusconi? Bersani, quello nuovo. Ma che è questo non conta niente? È tornato Bertinotti. Ma che c'entra Bertinotti? Barry White! Sì, ora piglia fine, Barry White. Bertolaso. Ah, Bertolaso, ho capito, Bertolaso. Ma e voi è normale, quando c'è terremoto, c'è Bertolaso, camminano insieme. No, 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 allora, non è che è un terremoto vero e proprio, è un terremoto di opinioni, un terremoto, insomma, una chiacchiera, ma perché lui di cosa voleva fare? Voleva trasformare la protezione civile in SPA, però lo hanno beccato mentre contattava le massaggiatrici. Ma è normale, se vuoi creare una SPA, devi contattare le massaggiatrici, anche più di una. Poi devi... parte della protezione dei clienti, dare un bel nome, la Maddalena Spa. Ma che stai dicendo? Ma non lo vedi che l'ignorantezza ti sta mangiando il cervello? Ma che sei SPA, società per azioni, mangia invece di dire sempre minchiate.